Oggi sono orgoglioso di essere qui con voi, MTIers, per parlare di Suicide Squad Missione Suicida, un film della Warner DC che non solo vi consiglio di guardare, ma che il fan aspettava facessero da quasi 15 anni. Inutile girarci intorno, questa mia vuole essere una rapida recensione per esternalizzare una sensazione di liberazione avuta guardando questo Suicide Squad. Finalmente un film sui personaggi della DC che abbandona totalmente lo stile dei Batman di Nolan, togliendosi il fardello di dover competere con una trilogia di Batman. Tutte le uscite precedenti hanno sofferto di dover competere sullo stesso piano con quel film e i risultati sono stati dal guardabile nei migliori del casi del primo Wonder Woman e Shazam al totalmente da dimenticare come Batman contro Superman, un risultato insperato in casa Warner DC che dal mio punto di vista arriva esclusivamente per merito di James Gunn, a cui sono convinto che i colletti bianchi Warner abbiano dato carta bianca prima di rinchiudersi in isolamento fino all'uscita cinematografica della pellicola. Solo con questo incredibile allineamento spazio-temporale si può spiegare questo Suicide Squad che segna un vero e proprio anno zero della cinematografia DC, andando a giocarsela direttamente alla pari con capolavori Marvel come i Guardiani della Galassia, sempre dello stesso Gunn. Un caso? Io non credo. Per ora ho solo parlato genericamente e ironicamente della pellicola da pochi giorni disponibile nelle sale cinematografiche. Ora voglio entrare nel merito di cosa abbia reso veramente ottimo questo film e la risposta è, come ho già detto, il solo regista James Gunn, che riesce a riportare lo stile di successo dei film Marvel in quest'opera Warner DC. Lo fa non prendendo nulla sul serio e dosando i tempi comici ed azione, intervallandoli senza volerli mettere a forza, ma lasciando che fluiscano da soli, facenti parte della scena o del carattere del personaggio. Riesce poi anche a riprendersi in mano la tavolozza dei colori, buttando via totalmente quei pastelli spenti, tendenti al nero, e regalandoci invece colori accesi e vivi, quasi naturali, che prendono e appassionano l'occhio nel seguire l'azione, evitando che si assopisca e distragga come in precedenti pellicole della Warner DC. Un esempio concreto sono i titoli delle scene che appaiono ogni tanto e sono essi stessi parte del divertimento nella visione. Già solo con quanto già fatto, il film prende nuovo respiro e diventa molto più godibile. Però il nostro James non si ferma qui e grazie agli sceneggiatori e a profondi conoscitori dei fumetti DC riesce a tirare fuori personaggi interessanti a cui già dopo qualche battuta ti sei totalmente innamorato. Perché simpatici, assurdi e cazzari, il giusto. Il Jolly poi secondo me se lo gioca con tre personaggi non principali i cui attori sono Nathan Fillion, Peter Capaldi e Michael Rooker. I loro personaggi e interpretazioni riescono a dare quel qualcosa in più alla pellicola che ti ricordi anche dopo la fine del film. Cosa poi volete di più da personaggi secondari? Quelli principali invece sono stati tutti ben gestiti, Harley Quinn che è molto meglio in questo film che nel suo dedicatole, Bloodspot che prende letteralmente spessore con Idris Elba che non si prende minimamente sul serio, abbiamo anche Polka Dot e Ratcatcher che sono subito simpatici risultando ottimi comprimari. Sul personaggio di John Cena invece sono in una posizione ambigua, il personaggio mi è piaciuto ma Cena è una cosa inguardabile dal punto di vista attoriale, stona fin da subito. Riguardo il re squalo, non vedo l'ora di vederlo con la voce di Stallone perché deve essere qualcosa di troppo divertente. Prima di procedere con la trama, è giusto menzionare gli incassi del primo weekend di programmazione, meno di 26 milioni di dollari che già hanno sollevato incredibili polemiche. I fattori di questa apparente debacle sono probabilmente molteplici, dal ranking vietato ai minori che gli è stato dato in USA alla situazione ancora strana della pandemia e soprattutto alla probabile somma di delusioni precedenti dei fan che partono probabilmente disincentivati. In ultimo sono convinto che negli USA ormai ci si aspetti la distribuzione in streaming, c'è poco da fare.
Adesso è arrivato il momento di parlare della trama, perché anche questa funziona maledettamente bene, cioè sia chiaro che non è nulla di innovativo, solo che anche lì c'è quel sapiente lavoro di corretta dosatura dei vari elementi che fa la differenza. Dopo un primo momento di presentazione di vari savant, Capitan Boomerang, Blackguard, Javelin, TDK, Harley Quinn, Mongal e la donna la Weasel, si viene buttati subito nel mezzo di un'operazione della squadra suicida senza sapere quale sia il fine. Si arriva quindi su una spiaggia dell'isola di Corto Maltese dove la donnola ci dà subito una sorpresa. Inizialmente pensavo che la donnola stessa fosse interpretata da Taika Waititi, ma poi si vede che interpreta il padre di Ratcatcher. Ora mi prendo un momento per dirvi che attiverò l'area spoiler, quindi se ne avete a basta prima di uscire dal video ricordatevi di mettere mi piace, di iscrivervi al canale e attivare la campanellina se non lo aveste già fatto. Commentate anche con la vostra impressione sul film e condividete questo mio video sui vostri social. Una cosa semplice per voi che mi fa capire che avete apprezzato questo video. Ora preparatevi perché senza il benché minimo effetto speciale si entra nell'area spoiler. Lo faccio continuando a descrivervi quella prima scena di battaglia che per me è sia la più triste che divertente. La donna la affoga e tutti vengono sterminati dai militari di Corto Maltese. Ma il modo in cui avviene la morte di TDK o di Savant, come dicevo poco sopra, ha del memorabile e se ci penso ancora sto ridendo. Una scena bella ma che mi è sembrata troppo stiracchiata è quella dell'arrivo nel campo dei rivoluzionari dove fanno un casino immane uccidendo, ma nessuno sembra rendersene conto. Ma mi ha lasciato un po' così, ecco. Una scena memorabile è poi quella di Harley Quinn che fugge dalle torture dei cortomaltesiani tra gesti atletici e disegni pucciosi di animazione che appaiono sullo schermo e mi hanno lasciato quella scena davvero epica. Parlo adesso del dottor Gaius e di Peter Capaldi che regala quell'aria da fuori di testa senza nemmeno fare nulla di particolare. Semplicemente appena lo vedi capisci subito il suo allineamento morale e indole. Praticamente troppo divertente da seguire nei suoi ragionamenti e discorsi, soprattutto con Starro, il super boss finale del film. Starro è quindi l'essere da battere, incavolato per i decenni, rinchiuso in cattività, che decide di sfasciare tutto una volta liberato per sbaglio. I nostri suicidi cadranno come mosche, ma il finale di Polka Dot è da menzione per la bellezza con cui ci ha lasciato. Grazie, grazie davvero, uomo dal virus transdimensionale. Cito anche il montaggio della superarma di Bloodspot, che alla fine si rivela praticamente inutile contro Starro. Ancora poi non capisco come mai solo Harley Quinn abbia pensato di colpire Starro nel suo occhio buttandocisi pure dentro, mentre gli altri puntassero solo agli arti. E su questo mistero che mai verrà svelato e di questi spoiler che in realtà non sono così spoilerosi, io vi ringrazio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!